Giudizi severi da parte della Commissione europea sulla manovra del governo italiano. Per i commissari Moscovici e Dombrovskis il piano di bilancio non sembra rispettare le regole europee. Bisogna essere molto rigidi, altrimenti rischiamo la fine dell'euro, è il commento del Presidente della Commissione, Juncker. E non si è fatta attendere la risposta del governo alle critiche mosse da Bruxelles. C'è qualche istituzione europea che gioca a fare terrorismo sui mercati, dice Di Maio. Il nostro è un paese sovrano, basta con le minacce, rilancia Salvini. Il premier Conte, ricevuto da Mattarella, ribadisce il 2,4% non si tocca, mentre sale lo spread e la borsa di Milano chiude in calo. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta della Procura di Genova sul crollo del ponte Morandi. Si tratta di un dirigente del Ministero delle Infrastrutture. Salgono così a 21 le persone indagate. Da sciogliere resta ancora il nodo della nomina del commissario alla ricostruzione Claudio Gemme, nomina attesa per ieri ma che non è arrivata. Se n'è andato a 94 anni Charles Aznavour, l'ultimo grande chansonnier, popolarissimi i suoi brani in tutto il mondo. Nato a Parigi da una coppia di immigrati armeni, Aznavour ha venduto nella sua lunga carriera oltre 300 milioni di dischi. Ha accompagnato gioie e dolori di tre generazioni, l'omaggio del presidente francese Macron. Le 7.31 in questo momento, buongiorno, benvenuti al telegiornale. Telegiornale che apriamo andando a vedere che cosa sta succedendo fra l'Europa e Roma. Roma dove questa sera nel pomeriggio il Premier Conte darà via a quella che ha definito la cabina di regia per cominciare a definire investimenti e novità della manovra. E nel frattempo però, come sapete, il Ministro dell'Economia Tria, che ieri si trovava a Lussemburgo, e poi tornato indietro senza partecipare oggi quindi all'altra riunione dei ministri economici perché in realtà in mano ha ancora molto poco, i conti non sono definiti, c'è solo un quadro molto molto generale e questo all'Europa non è sicuramente bastato. Era volato in Lussemburgo per rassicurare i partner europei sulla tenuta dei conti italiani Giovanni Tria, ma dall'Eurogruppo di ieri sono emerse soprattutto critiche e molta preoccupazione per la decisione del governo italiano di alzare per tre anni consecutivi l'asticella del deficit al 2,4%. La manovra insomma non piace all'Europa perché viola le regole che i paesi si sono dati nel patto di stabilità. Bisogna essere rigidi, dice il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, altrimenti aggiunge finisce l'euro. Parole pesanti. Dunque l'Europa invia alle autorità italiane un messaggio molto chiaro. Roma ha ancora due settimane di tempo per lavorare ad un testo accettabile, altrimenti la Commissione e l'Eurogruppo non avranno altra scelta: respingere al mittente la manovra non appena arriverà a Bruxelles e avviare la procedura di infrazione. Proprio per lavorare ai dettagli del documento di economia e finanza, Tria ha dovuto anticipare ieri sera il suo rientro a Roma, ma prima di lasciare Lussemburgo ha voluto rispondere alle critiche di Juncker. Non ci sarà nessuna fine dell'euro, il rapporto tra debito e PIL scende, ha detto Tria, il quale non parteciperà dunque oggi alla riunione dell'Ecofin, dove c'è da scommetterci i ministri delle finanze dell'Europa non potranno fare a meno di parlare e molto dell'Italia. E ovviamente ci sono state tutta una serie di reazioni, come potete immaginare, alle parole del commissario europeo di Juncker, che non era a Lussemburgo, era in Germania, ma appunto ha voluto far sentire la sua voce, e invece al commissario economico Moscovici. Sono state parole molto molto dure, nonostante i tentativi, diciamo così, di tenere bassi i toni del presidente del Consiglio Conte, soprattutto da parte di Di Maio e di Salvini. Sempre alta la tensione tra il governo italiano e la Commissione europea. A Bruxelles non va giù la decisione di Roma di portare il rapporto tra deficit e PIL al 2,4% e non intende fare sconti, come dice chiaro e tondo il presidente della Commissione Juncker. La risposta italiana arriva da Salvini, che avverte: in Italia nessuno si beve le minacce di Juncker, che ora associa il nostro paese alla Grecia. Andremo fino in fondo, alla faccia di chi rimpiange l'Italia impaurita. Non ci fermeranno.
E altre fonti di Palazzo Chigi aggiungono che il nostro governo, frutto del voto democratico, è impegnato e determinato ad andare avanti nella direzione della manovra impostata. Il governo italiano inoltre è convinto che le tensioni sui mercati finanziari, spread in forte rialzo a 282 e l'andamento negativo della borsa a Milano meno 0,49% sia il risultato dell'azione di chi rema contro il nostro paese, come si intuisce anche dal botta e risposta a distanza tra Di Maio e il commissario Moscovici, che ribadisce: la Commissione cercherà di convincere l'Italia a tornare sui suoi passi, dobbiamo far rispettare le regole del patto. E il vice premier pentastellato risponde: a qualcuno non andava bene che lo spread non si fosse impennato. Moscovici, che non è italiano, si è svegliato e ha pensato bene di fare una dichiarazione contro l'Italia, contro il DEF italiano e creare tensione sui mercati. C'è qualche istituzione europea, aggiunge, che si diverte a fare terrorismo sui mercati, anche se poi ammorbidisce i toni e aggiunge: non voglio andare allo scontro con l'Europa. A stretto giro arriva la controreplica del commissario UE: ho visto che Luigi Di Maio mi accusa di terrorismo o di terrorizzare i mercati, non ha senso, il mio ruolo come commissario è fare in modo che le regole siano rispettate da tutti. Intanto ieri il presidente Mattarella ha ricevuto il premier, che al capo dello Stato avrebbe confermato la linea del governo: il parametro del 2,4% resta, la linea della maggioranza giallo-verde non cambia. È anche vero che, come sapete, il ministro dell'Economia Tria ha detto che se non dovesse essere raggiunto quel livello di crescita da lui fissato, la manovra potrebbe essere rivista, in particolare su alcuni aspetti, cioè il reddito di cittadinanza e le pensioni. Nel frattempo arrivano però e si compulsano, come potete immaginare, con particolare attenzione i dati della cosiddetta economia reale. Ieri sono arrivati quelli relativi all'occupazione del mese di agosto, sono positivi, nel senso che il tasso di occupazione, cioè il numero delle persone che lavora nel nostro paese, è molto alto e non accadeva davvero da tempo. Il problema è che si tratta comunque sempre di contratti precari e soprattutto non ci sono i giovani. Ad agosto la disoccupazione è scesa sotto la soglia psicologica del 10%, in particolare l'Istat segnala che il calo è di 0,4 punti su luglio, che tradotto significa 119.000 disoccupati in meno e dell'1,6 su agosto 2017. Notizia incoraggiante sulla quale pesano due fattori: l'aumento congiunturale degli occupati, più 69.000 sempre su luglio, e l'aumento degli inattivi, cioè delle persone comprese tra i 15 e i 64 anni, che il lavoro neppure lo cercano e che sono 46.000 in più. Anche per questo sale il tasso di occupazione, che arriva al 59%, praticamente il record, dal 1977. Nell'arco dei 12 mesi, sintetizza l'Istat, la crescita occupazionale rimane consistente, concentrata tra i lavoratori a termine e gli ultracinquantenni, il che sempre nel mese di agosto ci consegna un altro primato, di cui tuttavia non andare fieri, perché riguarda la qualità del lavoro. Rispetto al mese precedente, i contratti a tempo determinato, quindi i precari, sono in aumento di ben 45.000 unità, che diventano 350.000 nel dato tendenziale. Come detto, se l'aumento degli occupati riguarda soprattutto gli over 50, grazie alle riforme pensionistiche e alla componente demografica, è naturale che resti molto delicata la situazione dei giovani. Infatti il tasso di disoccupazione tra i 15 e i 24 anni ad agosto sale di 0,2 punti rispetto al mese precedente ed arriva al 31%, mentre cala di 3,5 punti rispetto ad agosto 2017. Si discute ancora di Genova, si discute per vari motivi di quello che sta succedendo a Genova. Innanzitutto c'è un nuovo indagato e quindi vuol dire che l'inchiesta si allarga. E poi si allungano i tempi per la nomina del commissario straordinario. Sapete che era stato indicato il nome di Gemme, che era un importante dirigente di Fincantieri, ma evidentemente proprio questa sua diciamo così, collocazione professionale sta rallentando nella nomina. Il Movimento 5 Stelle frena, teme il conflitto di interesse e propone un altro nome. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta della Procura di Genova. Si tratta di un dirigente del Ministero delle Infrastrutture finito nelle carte dei magistrati dopo l'interrogatorio del funzionario Bruno Santoro.
Salgono così a 21 le persone sotto indagine dopo il crollo del ponte Morandi. Oggi intanto i periti del tribunale, quelli delle parti offese e degli indagati si troveranno sotto la parte del ponte posta sotto sequestro per il primo sopralluogo stabilito dall'incidente probatorio. Ieri il vice premier Matteo Salvini è tornato sul luogo del disastro per incontrare gli sfollati della zona rossa che gli hanno subito manifestato la loro delusione per il decreto d'emergenza che proprio ieri è arrivato alla Camera. Il portavoce Franco Ravera ha espressamente chiesto al governo un aiuto concreto e con tempi brevi per gli sfollati. Vedremo di restituire ciò che qualcuno ha tolto a partire dai soldi, ha detto Salvini, ammettendo che nel decreto urgenze vanno inseriti più fondi per le imprese di Genova. Salvini ha specificato: se ci dicono che si sfora il deficit dello 0,1%, chi se ne frega se per aiutare i genovesi si aumenti pure il deficit. E poi una promessa: entro 15 giorni tornerò a trovarvi e spero di portare buone notizie. Resta critico sul provvedimento anche il governatore Toti. Il testo deve cambiare, c'è bisogno di più risorse, qualcuno in Parlamento si prenda la responsabilità per modificarlo. Al governatore ha risposto il ministro Toninelli: chi fa polemiche non ama Genova. E a proposito di polemiche, non è chiusa in realtà ancora la vicenda della candidatura per le Olimpiadi invernali. Ieri è stata ufficializzata dal CONI la candidatura di Milano e di Cortina appunto per le Olimpiadi invernali del 2026. Con una candidatura, ha spiegato il presidente del CONI Malagò, che è stata concordata con il governo, ma la sindaca di Torino, Chiara Appendino, l'ha presa malissimo. Anche se si era poi sfilata Torino dalla ipotesi di una candidatura a tre, come sapete, e ha parlato di una scelta incomprensibile, chiedendo a sua volta al CONI di mettere ai voti di nuovo la candidatura della sua città, e questa ipotesi non è stata scartata. Tutto questo lo ha fatto, forse la regia adesso ve lo può mostrare, con un post, eccolo qua, messo online, nel quale però compare un clamoroso errore, perché si parla di Olimpidi e non di Olimpiadi, sia a proposito di Milano che a proposito di Torino, rendendo in qualche modo meno efficace, diciamo così, la comunicazione della sindaca. Andiamo a vedere quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Sapete che invece lì si discute diciamo, presentano tesi contrapposte a proposito della candidatura di Kavanaugh alla Corte Suprema. Escono fuori, diciamo così, dettagli del suo passato non particolarmente edificanti, oltre già alle accuse di violenza. Brett Kavanaugh avrebbe mentito al Senato. Questa volta a mettere seriamente nei guai il designato giudice della Corte Suprema non è una donna, ma un ex compagno d'università a Yale. Charles Luddington, in una intervista a Bloomberg News, descrive una persona litigiosa e aggressiva e racconta di un episodio in particolare. Una sera, dopo uno scambio di battute in un bar, Kavanaugh tirò della birra in faccia ad un uomo, scatenando una rissa fino all'arrivo della polizia. Nessuno fu arrestato, afferma il New York Times, ma quanto accaduto risulta in un report redatto dagli agenti, contrariamente a quanto da lui affermato sotto giuramento in Senato, dove ha negato ogni tipo di eccesso alcolico. Ubriacone, molto aggressivo, viene definito anche da una nuova accusatrice, Julie Swetnick, che al network NBC racconta come nei primi anni Ottanta, insieme ad altri, l'allora teenager cercava di fare sbronzare le ragazze alle feste con il preciso intento di far perdere loro i freni inibitori e la capacità di rifiutare avance sessuali. Stanno tentando di distruggerlo perché sanno che seguirà la Costituzione come è scritta, affermato nel corso di un comizio in Tennessee Donald Trump. Il presidente, che spinge per la nomina del giudice conservatore, sollecita in ogni caso un'indagine rapida e completa da parte dell'FBI, così come è stato stabilito dal Senato dopo l'audizione di Christine Ford. Le sue accuse di molestie sono infatti state giudicate credibili e si è proceduto anche all'interrogatorio precedentemente negato di Mark Judge, l'altro studente che insieme a Kavanaugh avrebbe aggredito tentando l'abuso.
E per la cronaca invece c'è una notizia che arriva da Riace, dalla Calabria. Riace, sapete, è quel paese che è diventato famoso in qualche modo, ne parlava anche Roberto Saviano qualche tempo fa, per l'accoglienza ai migranti, è diventato una sorta di modello. Ebbene, il sindaco di Riace è stato arrestato questa mattina e messo agli arresti domiciliari con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione e proprio per l'accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo e anche per una gara, un illecito nell'affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti. Queste sono le primissime notizie che abbiamo, poi nella prossima edizione del 13.30 ci saranno sicuramente approfondimenti, così come gli ultimi dettagli che vi possiamo dare a proposito dello tsunami che, sapete, ha colpito l'Indonesia, riguardano una nuova scossa di terremoto che c'è stata alle 7.59 ora locale, da noi era l'1.59, una scossa forte del 6.3 di magnitudo, mentre sull'isola di Sulawesi si contano ancora le vittime, sarebbero almeno 1.200, siamo già a 5 giorni dopo il sisma e appunto lo tsunami. Si scavano ormai fosse comuni per le vittime per evitare rischi di epidemia e sono stati dichiarati dal governo 14 giorni di stato d'emergenza. Mentre ve ne davamo notizia ieri, c'è stata la conferma della fuga di questi 1.200 detenuti dopo il terremoto. Veniamo invece adesso alla storia di Charles Aznavour. Ha terminato la sua esistenza in vita raccontando per 94 anni e cantando per 94 anni canzoni meravigliose che tutti ricordiamo. L'amour, c'est naturel, tout le monde. Era il cantante francese più famoso all'estero, anche se a Parigi era arrivato da figlio di immigrati armeni in fuga dal genocidio dei primi del Novecento. Le sue canzoni d'amore, anche quello omosessuale in tempi in cui non era facile cantare di questo tema, erano sincere, audaci, originali. Nate dalla vena di un fiero difensore delle proprie origini, restarono al bando della radio francese fino a tutti gli anni 50 e anche in America, forse per la sua voce particolare, dovuta ad una paralisi diagnosticatagli da bambino che bloccava alcune corde vocali, il successo faticava ad arrivare. Quel difetto alle corde vocali, invece di limitarlo, è diventato il passepartout per il successo. Gli ha procurato un timbro roco inconfondibile che le ha spalancato le porte del mondo. Shanur Varenaga Aznavourian, questo è il suo vero nome, era nato nel 1924 a Parigi, dove la sua famiglia si era trasferita per sfuggire ai massacri e alle deportazioni da parte dei turchi ottomani. Figlio di un cantante, il piccolo Charles ereditò la passione paterna, ma la voce non era il massimo e allora provò ad esibirsi a teatro. L'incontro che gli cambiò la vita fu quello con Edith Piaf, che lo assunse come autista. Da lì a cantare le canzoni di quel genio stupido, come amava chiamarlo, il passo fu breve. Siamo nel dopoguerra e la diva della chanson lo porta in tournée in Francia e negli Stati Uniti. Lui dapprima lo accompagna al piano, poi arrivano le prime esibizioni e la consacrazione nel 1956 in una serata all'Olimpiade di Parigi con la canzone Sur ma vie. Da allora la carriera di Aznavour diventa mondiale, lunga oltre 70 anni, 1.400 canzoni scritte, oltre 200 milioni di dischi venduti, ma i numeri servono a poco. Il cuore era il centro del suo universo umano e musicale. Se si voleva conquistare qualcuno, bastava pescare nel canzoniere di Aznavour ed era fatta. E non possiamo però anche non ricordare Stelvio Cipriani, anche lui è scomparso all'età di 81 anni, è stato un compositore grandissimo di colonne sonore, pensate, più di 300 colonne sonore di film, tutti probabilmente ricorderete Anonimo Veneziano. Adesso invece passiamo allo sport, il calcio, con la Champions stasera, due incontri importanti.
L'inebriante successo nel big match con Napoli è già acqua passata. Questa Juventus ha dimostrato di avere le spalle larghe, ma nonostante ciò Massimiliano Allegri riporta tutti sul pezzo. Guai a dirlo, ma questo Young Boys, che domina il campionato svizzero con 12 punti di vantaggio sulla seconda, è avversario che permette il legittimo turnover. L'assenza di Cristiano Ronaldo dopo l'ingiusta espulsione di Valencia è quasi benedetta dal tecnico, ben felice di questo riposo forzato dopo la grande prestazione di CR7 contro il Napoli. Un turno di riposo anche per Cancelo e Chiellini, mentre in avanti verrà riproposta la coppia Mandzukic-Dybala. Bisogna essere veloci, tecnici, andare a giocare tra le linee. Non è semplice, soprattutto se la prendiamo come non la dobbiamo prendere. Alle 21 sarà la volta della Roma, che farà il debutto casalingo in Champions affrontando i cechi del Viktoria Pilsen. Il successo nel derby ha avuto effetti taumaturgici, scacciando le nuvole minacciose addensatesi su Eusebio Di Francesco, che ora chiede ai suoi ragazzi l'immediata conferma e risponde a chi aveva sparato a zero su questa Roma. Se questa squadra 6 giorni fa tutti dicevate che la preparazione era sbagliata e fisicamente non c'era, mi dite voi in 6 giorni come ha potuto cambiare la preparazione questa squadra? L'assenza degli infortunati Pastore e De Rossi costringerà il tecnico a rivedere il centrocampo. Confermato Lorenzo Pellegrini, che avrà al suo fianco Zuzzi e Cristante, in avanti farà il suo rientro il giovane Hunder, con Dzeko che smania per la già lunga astinenza in zona gol. Intanto ieri sera si è completato il 7° turno di campionato col posticipo tra Sampdoria e Spal. Ospiti in vantaggio con Paloschi, che riprende la corta respinta di Audero. Dopo soli 4 minuti, cross di De Frel, torre di Quagliarella e sinistro al volo del polacco Linetti, che pareggia. Al quarto d'ora della ripresa ancora Quagliarella nelle vesti di rifinitore, con De Frel che grazie al 5° centro stagionale regala il successo alla Samp. 7:51 al volo, Paolo Sottocorona, Gaia Tortra, ci vediamo domani, buona giornata.